Siamo sulla scena di Cravattari e c'è con noi Fortunato Calvino, autore e regista dello spettacolo. È uno spettacolo molto intenso, molto forte, che suscita delle grandi emozioni perché il tema è scottante, di attualità. Molte volte a uno spettacolo non si perdona di trasmettere troppa angoscia, ma forse questo sì, perché è bastato semplicemente raccontare dei fatti. Sì, infatti il testo è la storia molto drammatica di questa famiglia, no? Vittima di usurai. E io ho scritto questo testo nel 94, prima ancora che esplodesse un po' sulle prime pagine tutti i giornali proprio i vari casi di usura, e senza volerlo ho anticipato questo drammatico problema molto diffuso, anzi diffuso più di quanto possiamo forse immaginare. È sempre una grande emozione poi ogni volta rappresentarlo e vedere anche il consenso, la reazione del pubblico alla fine. Ancora adesso sono ancora, diciamo, teso per questa prima di Todi, insomma. Non si piacere la giapattia, che è grossa sa! Picciò si non tiene nato, non so può fare nulla! No. Ragazzi, e allora dopo! Ma ci migliate la sua, che ho sempre, che ho sempre! Però te sa, potevi piacere, dopo di non fare ogni rete, dai quante! Ma nessuno fa niente più! E va buona sua, non ha un po'! E che piano c'ha! E già che stiamo a che, se 5 minuti passano a 7! Picciò mi può mia fare! Tu dici, spera, non mi fila, può che mi interessa. Gli occhi e come chiamo Santa Maria Coretti! Sì, sì! Uè, dai, dai, sei qui! E si non fa di nulla! Tu fai tanta sottoluto, questi quattro pure e me! Sembra di sentire quelle interviste alla TV in cui le vittime dell'usura non si fanno vedere e raccontano le proprie vicende. Sembra di leggere uno dei tanti racconti che puntualmente compaiono nelle cronache dei giornali. Si sa, il fenomeno è ormai molto diffuso. Ti stanno a guardare quasi a dire... No, oggi avrei un bel raccogliate. Non sanno che le pitte pure si stanno in Italia. No? No, lascia stare. C'è una anche grande responsabilità morale nel mettere in scena questo testo, perché comunque si devono dare dei messaggi. Infatti io credo che bisogna... Non si può, stilisticamente, anche se magari stilisticamente non stanno bene, però si devono dare. No, certo, io credo che il teatro debba, abbia il compito, il dovere di dover portare in scena delle tematiche sociali. Io sono anni che affronto tematiche sociali a Napoli con una serie di spettacoli, testi miei, e credo che sia il momento che queste tematiche entrino in un circuito anche più ampio, insomma, perché è vero, può essere un pugno nello stomaco andare a vedere questi spettacoli, però c'è bisogno di una coscienza collettiva, c'è bisogno anche di un risveglio, di una coscienza collettiva. Io questo spettacolo lo dedico soprattutto ai giovani, perché i giovani hanno bisogno soprattutto di vedere questi spettacoli, questo tipo di spettacolo. E infatti noi l'abbiamo presentato in anteprima a Napoli, anche in alcune scuole, da ragazzi dalla scuola media alle superiori. Abbiamo avuto un grande impatto emotivo, ma soprattutto anche di un'acquisizione di una coscienza nuova, no? di questo dramma che purtroppo, appunto come dicevo prima, è drammaticamente molto diffuso su tutto il territorio, non soltanto nel meridione. Certo, e poi è forte anche questo simbolo della morte civile della famiglia. La fuga nel sottosuolo, no? nel sottosuolo, questa sparire completamente per evitare gli strozzini, è molto simbolico chiaramente, perché poi Napoli ha queste cavità, esistono realmente, per cui questo simbolismo della città doppia, insomma.